Benvenuti al consueto appuntamento del Santo della Settimana. Oggi vi parlerò di San Secondo. Secondo, il veneratissimo patrono della città di Asti, al quale è dedicata la bellissima cattedrale di questa città. Secondo era un giovane nobile, ancora pagano, ma non indifferente alla nuova religione che si affermava e si diffondeva sempre più, e sempre scegliendo tra i migliori, malgrado le repressioni e le condanne. Forse per curiosità, ma più probabilmente per una segreta affinità con i sofferenti, il giovane cristiano visitava nelle carceri di Asti i cristiani condannati. Da uno di questi, San Calogero, fu istruito nella dottrina del Vangelo e fu come un seme gettato nel generoso fermento della sua anima. Amico di Saprizio, prefetto romano della città, il giovane Secondo era visto assieme con lui molto spesso e forse ne mitigava lo zelo nella persecuzione. Una volta si recarono insieme a Tortona, dove era incarcerato in attesa di giudizio San Marziano. Ma mentre il prefetto pagano si riprometteva del prigioniero una fagila biura, il giovane non ancora cristiano cercava forse inconsciamente una luce e una conferma nella sua oscura chiamata. Il viaggio fu infatti ricco per lui di sublimi insegnamenti e di celesti avvenimenti. Ma fu un altro viaggio a Milano che Secondo raggiunse la fede, incontrando i due santi Faustino e Giovita, sottratti al carcere da un angelo, mentre una nuvola provvedeva a fornire l'acqua necessaria e una colomba scendeva dal cielo recando fra le ali l'ostia santa. Grazie per il cortese ascolto e arrivederci alla prossima settimana.